Ciao ragazze, oggi nuovo video, video un po' diverso dal solito, non sarà una review, un haul, un giveaway, niente di tutto questo. Vi voglio far vedere come trasformare questa, quindi una custodia per CD, in questa, una custodia per CD trasformata in palette. Molte case cosmetiche hanno in vendita le palette dove inserire appunto le cialdine depottate dei vari ombretti. Nel caso di Essence non vendono palette in cui inserire le cialdine appunto, ma queste cialdine penso abbiano la stessa grandezza delle cialdine di Neve Makeup. Quindi volendo si potrebbero comprare quelle palette e inserire queste cialdine. Io, siccome non volevo spendere 10 euro per comprare una palette, ho trasformato appunto una custodia di un CD in una palette. Qui di fianco ho messo i nomi degli ombretti e qui ci stanno ben 6 cialdine. Qui adesso ne andremo a inserire una perché vi mostrerò appunto come depottare anche un ombretto. La custodia l'ho creata con della semplice carta colorata, ritagliando appunto a misura della custodia e inserendola anche nel retro. Ho fatto la stessa cosa e davanti potete scrivere appunto quali cialdine contengono, la marca. Quest'idea l'avevo vista circa 2 anni fa forse, sempre qui su YouTube da una ragazza americana. Infatti questo video è stato uno dei primi video che avevo fatto, però siccome ho modificato il modo di depottare gli ombretti, voglio rifarvelo vedere. Allora, qui abbiamo la mia piastra accesa con della carta di alluminio, potete utilizzare o questa o la carta forno, comunque della carta che non si brucia a contatto col calore, e poi ho messo sopra il mio ombretto da depottare. È qui da circa 2-3 minuti e si sta ammorbidendo la plastica. Noi dobbiamo aspettare appunto che la plastica si ammorbidisca, quindi aspettiamo un 5 minuti prima di levarlo. Una volta che la plastica si è ammorbidita, io vado a prendere l'ombretto e vado a spingere da sotto con un qualsiasi strumento. Io in questo caso ho preso un pennello, ma potete farlo con qualsiasi cosa. E come vedete, spingendo, la cialdina si alza. Io spingo fino a che non vedo che la cialdina è abbastanza staccata da riuscire a toglierla. Eccola qua. State attente perché è bollente. Io adesso la metterò, ecco qua, la metterò sulla mia carta e aspetterò che si asciuga. Quindi, come vedete, è veramente facilissimo. Io ho spinto solamente un po' qua sotto e la cialdina si è staccata da sola. Ho visto molte ragazze che fanno pressione qui ai bordi con una pinzetta o con una limetta, però facendo così appunto rischiate di spezzare o crepare la cialdina. Invece in questo modo la cialdina appunto esce senza rompersi o danneggiarsi in qualsiasi modo. Un'altra cosa, con il calore l'etichetta dietro l'ombretto appunto si stacca con facilità senza rompersi eccetera. In questo caso il mio era già rovinato. Però, se voi volete, al posto di scrivere il nome nella parte di fianco della custodia, mettere tutte queste etichette, potete benissimo staccarle senza fare nessuna fatica e metterle appunto nell'ordine in cui avete messo le cialdine. Io ormai ho iniziato a scrivere i nomi, quindi terminerò appunto scrivendo anche questo. Vi mostro che la cialdina non si è appunto né rovinata né niente. Qui si è solo scollata appunto la colla e quindi è venuta via. Ora prendiamo la nostra palette. Io utilizzo poi per incollare la cialdina questa colla. Quindi ne metto giusto una gocciolina
dove voglio incollare la mia cialda. Ecco qua. Prendo la mia cialdina e la inserisco appunto dove volevo incollarla. Ecco qua. Quindi la mia palette è terminata, mancava giusto un colore, ora non ce ne stanno più, però normalmente in una custodia di CD ne potete mettere appunto un 6. Un'altra cosa, questa qui è una custodia di quelle grosse, quindi quelle che vendevano un po' di tempo fa, adesso le fanno quasi tutte così sottili. E quindi queste qui sottili non vanno bene, almeno che la cialdina non sia spessa, perché queste qui sono spesse e in quella custodia non ci stavano. Dicevo, se togliete comunque questa parte qui trasparente della palette, io non ci ho pensato prima, però se rimuovete appunto questa parte qui trasparente, potete mettere anche gli ombretti in fila e ce ne saranno anche 9, se non di più. Perché ce ne stanno 3 file da 3. Sì, ce ne stanno anche 9. Quindi se rimuovete questa parte trasparente, appunto, ce ne stanno anche di più. Io adesso andrò a scrivere il nome dell'ombretto qui e ho terminato la mia palette. Quindi questo qui è il risultato finale. Questa è la nostra palettina con i nomi di tutti gli ombretti. Come potete vedere, di queste palette ne potete fare davvero tantissime. Sono anche comode da mettere in ordine perché appunto sono come dei CD. Quindi potete anche comprare dei porta CD e inserirle al suo interno e sono molto economiche. Quindi io spero di esservi stata utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!